Ciao Lucine, oggi vi farò vedere come calcolare la misura iniziale per un runner rettangolare. Ho preso come esempio il mio runner Amélie o centro Amélie, come volete chiamarlo, ma questo calcolo è adatto a tutte, ma proprio tutte le tipologie di piastrelle rettangolari, quindi indipendentemente dal punto che voi andrete ad usare, non cambierà il calcolo che dovete fare. Molte mi avete chiesto questa cosa, proprio devo fare la copertina da 1,20 m per 80 m, come calcolo con quante catenelle o nel mio caso con quanti moduli partire? Bene, ve lo dico subito dopo la sigla. Nostro calcolo per la partenza del nostro centro rettangolare è veramente basilare e semplicissima. Partiamo da questo. Allora, adesso io vi dirò le misure di questo e vi lascio indovinare con quante catenelle o moduli in questo caso sono partita. Allora, tutte le nostre misure saranno in centimetri, dovrete sempre ragionare in centimetri e non in catenelle. Le catenelle vi servono solo ed esclusivamente per il multiplo, ma noi dobbiamo iniziare con delle catenelle che si avvicinino il più possibile ai centimetri che ci servono per poi avere i centimetri finali. Quindi, se voi mi dite voglio una copertina di 120x70, è ovvio che non dobbiamo fare prima il calcolo in centimetri e poi il calcolo in maglie. Noi faremo riferimento ai centimetri sempre. Dopodiché, ovviamente, adatteremo i centimetri al multiplo che ci serve. Quindi probabilmente ci discosteremo di qualche millimetro o insomma andremo per difetto o per eccesso, però sempre seguendo la misura che a noi serve. Ora io vi dico quant'è il mio centro. Allora, io so già le misure, ma ve lo misuro davanti. Il mio è 31, quindi vado a segnare che vedete, il lato lungo, questo qui, è di 31 centimetri. Questo lato qua, io lo so già, ma ve lo vado a misurare, è di 20 centimetri. Come dovrò partire io per avere la misura di 31 per 20? Ovviamente dovrò fare 31 centimetri meno 20 centimetri uguale 11 centimetri. Quindi, per avere la misura di 31 per 20, io dovrò partire con una catenella di 11. Ed ora io vi faccio vedere che se vado a misurare la catenella centrale, io ho, eccola qua, guardate, da qui a qui, 11 centimetri. Quindi, vi faccio un esempio: voi dovete fare una copertina di 90x70, le classiche misure da 90x70 è la classica misura della copertina da carrozzina. Esempio, dovrò andare a fare 90 meno 70 che fa 20, quindi la mia catenella iniziale dovrà essere di 20 centimetri. Perché? Vi faccio anche quest'altra spiegazione per farvi capire meglio. Allora, strappiamo la pagina e andiamo in quella dietro. Se io avessi una copertina quadrata, il mio centro sarebbe questo e tutti i lati sarebbero della stessa dimensione. Quindi io non ho il problema di sapere con quante catenelle partire. Io parto col cerchioletto magico, cerchietto, cerchiolino, cerchioletto magico, e vado a sviluppare la mia piastrella fino a quando non ottengo la lunghezza di un lato che mi serve. Di conseguenza, essendo un quadrato, tutti gli altri saranno uguali. Questo non si può fare sulla copertina rettangolare. Sulla copertina rettangolare io svilupperò, vedete,
il centro e poi ho i miei aumenti. Però questa misura e questa misura, quindi il lavoro, cresce comunque uguale su tutti i lati, esattamente come il quadrato, perché il punto è lo stesso, il punto si sviluppa sempre nello stesso modo, quindi questo sarà di tot centimetri, adesso ve lo faccio vedere in pratica, e questo sarà sempre degli stessi centimetri, ve lo faccio vedere proprio in pratica. Allora, se io prendo dal centro e vado verso l'esterno, allora era 20, adesso sono 10. Se io vado dall'inizio della catenella a qui, sono 10, perché la differenza di lunghezza la fa la catenella centrale. Il lavoro si sviluppa sempre della stessa misura, quindi da qui a qui è 10, da qui a qui è 10, ok? Ed infatti io vado a fare questo calcolo proprio per stabilire con quanto partire. Quindi ripeto, se la copertina è di 90 per 70, basta fare 90 meno 70. Io so che devo avviare questa catenella o i moduli, a seconda della partenza che volete prediligere. Questa catenella dovrà essere di 20 centimetri, perché è la differenza che c'è tra questa misura e questa misura. Quindi veramente un calcolo semplicissimo. Può essere attuato con qualsiasi punto, perché lo svolgimento sarà sempre uguale. La catenella centrale sarà quella che darà la vostra misura per la copertina. Dopodiché andrete avanti a lavorare fino a quando non avrete raggiunto la misura di uno dei due lati. Misurate quello che volete, quello che preferite, perché tanto crescerà sempre 10 cm sul lato corto, 10 centimetri sul lato lungo. Con la dismisura questa centrale andiamo a dare la differenza di proporzione, quindi veramente un calcolo semplicissimo. Ripeto, lato lungo meno lato corto, la misura che ne esce è la catenella iniziale che voi dovrete andare a fare. In questo caso io sono partita con dei moduli, i miei moduli dovevano essere dispari, ovviamente potrebbe essere che ci sia lo scarto in eccesso o per difetto di un occhiello, ecco, due occhielli, perché devo adattare il multiplo al punto che io vado a fare, quindi dobbiamo far stare, non dobbiamo prendere solo in considerazione ovviamente i centimetri, ma anche il multiplo. Quindi ovviamente se io devo avere 10 centimetri e il mio multiplo me ne fa avere 12, non importa. Se invece vedo che va più verso i 15, magari sto per difetto e non per eccesso, quindi faccio un modulo meno. Insomma, vado ad adattare le caratteristiche del mio punto a quelli che sono i centimetri per la partenza. Come vedete è veramente il calcolo più semplice del mondo. Io sapevo che era una cosa molto semplice, però ho voluto dirvelo lo stesso perché in molte mi chiedevate proprio questa cosa. Come faccio io a calcolare le misure per una piastrella rettangolare? Ecco qua la soluzione: lato lungo meno lato corto. Il risultato sarà il centro della vostra coperta. Ovviamente il centro sarà lo stesso, ma potrete variare la misura, del tipo questa potrebbe essere, mantenendo la stessa proporzione, se io so che cresce di 10 centimetri per lato, questo può diventare 30 per 41, per esempio, può diventare 50 per 71, nel senso, sapete sempre che c'è 20 di differenza, quindi
Poi ingrandite fino ad arrivare alla misura che volete, però se avete già una misura di riferimento che può essere il 90x70 della copertina classica, voi sapete comunque che 20 è la misura che vi serve per il centro. Veramente un calcolo semplicissimo. Detto questo, amiche mie, io spero di esservi stata utile. Vi ripeto, ho preso come riferimento il mio centrotavola, ma questo procedimento si adatta a tutte, e dico tutte, le piastrelle rettangolari, che sia il punto della Amélie, che sia punto Granny, che sia qualsiasi altro punto di riferimento. Quindi il calcolo sarà sempre lo stesso per capire con quante catenelle partire all'inizio della vostra lavorazione. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi mando un bacio grandissimo, ciao da Luci e al prossimo video tutorial. A presto, ciao!